Facebook ha ammesso di aver utilizzato tutti i nostri contenuti, di tutti, pubblicati su Facebook dal 2007 ad oggi, per trainizzare, per allenare l'intelligenza artificiale, i modelli fondativi di Meta. Ora, il problema qual è? Ed è qui che dobbiamo concentrarci, è che il senso dei dati cambia completamente. Cioè, una volta c'era il valore dei dati, i dati da soli, i dati singoli, e c'era la tutela dei singoli dati. Quindi pensiamo per esempio al garante per la privacy, alle tutte le varie policy, le varie leggi che permettevano di tutelarci, perché ovviamente i dati erano quelli ed erano precisi. Per cui il nostro nome, il nostro cognome e quello che postavamo aveva delle regole che in qualche modo erano già state predefinite. Poi, quando è arrivata l'intelligenza artificiale, cioè in sostanza una macchina in grado di prendere tutti questi dati, mischiarli e tirarli fuori in modo diverso e buttarli via anche. Quindi prendo i dati delle persone, li elaboro, tiro fuori un risultato e butto via i dati. A quel punto le leggi tradizionali basate sul valore del dato e sul fatto che il dato non potesse essere trattenuto, utilizzato, ripubblicato, hanno un po' perso di significato, perché se io vado a controllare dentro quei modelli fondativi, quei dati non ci sono più, hanno cambiato completamente forma e sono sotto forma di un altro risultato. Ad esempio, se io dico: ma Marco Camisani Calzolari di cosa si occupa? Il risultato è: si occupa di digitale, e lo evince dai miei post. Dove abita? Abita a Londra, e addirittura può anche sapere il mio indirizzo, perché da qualche parte lo ha trovato. E avanti così, e questo per ognuno di noi, le relazioni. Ma Marco Camisani Calzolari, chi frequenta? E riesce ad arrivare anche a questo come concetto, cosa che prima bisognava invece incrociare in modo diverso. Per cui oggi ci si sta impegnando, anche tutti, l'Europa lo ha fatto con la AI Act, l'Italia è stata la prima nazione a proporre la legge, a cui peraltro, come sapete, ho partecipato nella fase fondativa. Anche gli Stati Uniti, che erano più liberali, oggi sono arrivati a questo. Perché chiaramente il problema qual è? Che sì, è vero che non sto più trattenendo il dato, sì, è vero che su leggi, paesi in cui le leggi sono più leggere, quindi vedi gli Stati Uniti, non è illegale, ma in realtà quello che ne viene fuori è peggio, perché chiaramente oggi non lo vediamo, perché in qualche modo impediscono che ciò avvenga, ma possiamo sapere in tempo reale una persona che relazioni ha, con chi è, cosa fa, fino ad arrivare alle sue cose più intime o quelle che sono collegate ai suoi soldi. Dal punto di vista personale, chiaramente è un problema evidente che noi conosciamo. Dal punto di vista della comunicazione, tutto questo sta sfasciando quelle che sono le basi democratiche del pensiero libero, perché ovviamente viene influenzato in ogni modo possibile. E perché? Perché ci conoscono a fondo, e questo è un enorme problema per la democrazia. Questo è il problema alla base di tutto. Peraltro è un tema legato al fatto che i buoi ormai sono scappati. Quindi sì, mettiamo le leggi, chiudiamo i cancelli, non si può più fare, ma chi lo ha fatto lo ha fatto. E anzi, addirittura si creano pure problemi con la concorrenza, perché chi è arrivato dopo ha difficoltà chiaramente a fare la stessa cosa. Ecco, questo è il grande problema di questi tempi.